Ripartiamo dalla voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. Era marzo del 2020, le strade erano vuote, i negozi chiusi, la gente non usciva più, ma la primavera non sapeva nulla e i fiori continuavano a sbocciare ed il sole a splendere e tornavano le rondini e il cielo si colorava di rosa e di blu. La mattina si impastava il pane e si infornavano pizzette e cose buone. La mattina le luci entravano presto dalle finestre socchiuse e la sera faceva buio sempre più tardi. Era marzo del 2020. Fu l'anno in cui si poteva uscire solo per fare la spesa. Poco dopo chiusero tutto, anche gli uffici. L'esercito iniziava a presidiare le uscite e i confini perché non c'era più posto, non c'era più spazio per tutti negli ospedali e la gente si ammalava. Ma la primavera non lo sapeva e le gemme continuavano a sbocciare. Fu l'anno in cui si capì l'importanza della salute e degli affetti veri. L'anno in cui il mondo sembrò fermarsi e l'economia andare a picco. Ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai frutti. E poi arrivò il giorno della liberazione. Eravamo alla TV e il primo ministro disse a reti unificate che l'emergenza era finita e che il virus aveva perso e gli italiani tutti insieme avevano vinto. E allora uscimmo per strada con le lacrime negli occhi, senza le mascherine e i guanti, abbracciando il nostro vicino come fosse nostro fratello. E fu allora che arrivò l'estate, perché la primavera non lo sapeva e aveva continuato ad esserci nonostante tutto, nonostante il virus, nonostante la paura, nonostante la morte, perché la primavera non lo sapeva e insegnò a tutti noi la forza della vita.